Quindi in vantaggio nei confronti del gruppo si corre da quasi 3 ore, per l'esattezza 2 ore 58 primi e 27 secondi, la media generale molto elevata, 43.306, però è esiguo il vantaggio nei confronti del gruppo. Vediamo 9 secondi esatti per un altro azzurro: Scinto, Vadecchi, Sels e Johansson. Questo giro è stato percorso in 25 primi e 23 secondi. Mi vorrebbe venire in Italia a correre, naturalmente, così come in passato fece il suo illustre genitore, del proprio Axel Merckx, che chiude questo giro in prima posizione. Si corre da 3 ore 23, mancano 2 giri alla conclusione. Questo giro è stato percorso a 43 e 8 di media. Axel Merckx ha chiuso 165 km ad una media prossima ai 43 orari, una media veramente vertiginosa se consideriamo che è una prova riservata ai dilettanti. Vediamo esiguo il vantaggio di Scinto, Lebsap e Axel Merckx, 7 secondi e mezzo per loro. Quando corriamo, vedete, da 3 ore 48 minuti e 20 secondi, una media generale di 43.500. Io direi sorte segnata per questi tre atleti, anche se dobbiamo fare un grossissimo applauso a Scinto. Vediamo inquadrato, guardate la grinta, la determinazione di questo atleta che era già andato in fuga nel corso dell'ottavo giro in compagnia di Vermeij, si è riproposto ancora all'attacco. Vedete che da dietro i belgi, naturalmente Rione si è alzato sui pedali, però rispondono prontamente Lebsamt e Axel Merckx. Senti, sugli arrivi in volata tu non hai dei ricordi molto belli, Beppe? Gli arrivi in volata ho dei ricordi bellissimi, era in fondo una delle mie doti principali, anche se mi difendevo anche in altri campi, però sicuramente le grosse vittorie le ho vinte allo sprint, quindi... Io mi riferivo al Mondiale di Praga, dove, ecco, a livello di gioco di squadra non tutto funzionò alla perfezione. Sì, sai, potrei dire tante cose su questo. Allora, sai, la squadra azzurra era piena di capitani. Se avessi avuto la squadra azzurra come l'hanno i corridori di oggi ultimamente, sicuramente avrei vinto più del campionato del mondo. Ed ora vediamo che c'è un altro azzurro che prova la stoccata, è Fagnini. Vediamo come proprio tatticamente gli azzurri tengono in pugno la corsa. Ora la speranza è che con tutte queste energie spese non gli sfugga il colpo conclusivo. Fagnini ha guadagnato qualche metro, però vediamo che è stata... Direi importante che se questi sei corridori arrivano, il corridore americano è un corridore molto veloce. Contri. Bertolini ha sprecato le energie per niente, lasciando andare via i tre per poi richiudere il buco. A questo punto si deve assumere lui l'incarico di stare dietro a tutti gli scatti per cercare di trovarsi all'aria il meno possibile per poi ritrovarsi fresco al momento dello sprint. Il gruppo dietro non sembra abbastanza tirato e non so se riuscirà ad andare a prendere prima di scollinare l'ultima salita. Però abbiamo visto l'americano che Saronni ci aveva detto attenzione perché è veloce, che non ha retto il ritmo imposto da Bertolini, ha ceduto. Si vede che ha accusato la menata che hanno fatto sull'ultimo strappo e si è dovuto staccare. Quindi attenzione davanti, Rodriguez è l'americano, si è staccato davanti 5 atleti: Bertolini, Tesar, Ulrich, poi Letone, Oders. Vediamo, ecco, questo qui è Rodriguez, non ha retto proprio all'attacco di Bertolini. Vediamo da dietro le maglie azzurre che controllano la rincorsa di atleti belgi, francesi. Eccoli qua gli italiani nelle prime posizioni del gruppo, è un finale veramente velocissimo. Sì, il corridore più veloce mi pare che si sia staccato, quindi un problema in meno. Ora si tratta di cercare di rintuzzare tutti gli scatti che ci saranno da qui all'arrivo. Il gruppo mi pare ancora un po' lontano e probabilmente questo gruppetto ce la potrà anche fare se dietro non c'è una squadra che prende in mano seriamente la situazione. Adesso vediamo che la regia ci fa vedere il vantaggio dei 5 uomini di testa. Adesso da questo punto dovremmo avere, eccolo qua, anche il rilevamento cronometrico davanti a tutti, e Oders. Vediamo quanto hanno di vantaggio, dovrebbero essere 13-14 secondi circa per il nostro uomo, eccolo qua, 14 secondi, 15 secondi in questo istante, però non mi sembra un inseguimento di quelli particolarmente veementi, Beppe. Sì, c'è qualche corridore belga che si è messo a tirare,
qualcuno scatta, ma non c'è una grande rincorsa, non c'è una squadra che prende in mano la situazione. Vedi davanti invece si sta andando a grandi andature, vedi qualche corridore che è in difficoltà, ma d'altra parte per i dilettanti i 190 chilometri è già una grande distanza, e quindi si fa sentire questo chilometraggio, questo percorso. Speriamo che comunque Bertolini rimanga coi primi, perché è un corridore, lo sappiamo, anche abbastanza veloce all'arrivo. Attenzione, ancora un buon margine di vantaggio per loro, e Laurent Roux è tutta là, e vedete con il compagno di squadra Christophe Curie provano a venire sotto, ma guardate tutta la nazionale come sta presidiando la parte frontale del gruppo. Naturalmente una posizione di controllo, Bertolini è in ottima posizione, può naturalmente prevalere nei confronti di questi atleti. Attenzione, vi ricordo che era sbagliata la segnalazione che aveva dato in precedenza la regia, che segnalava il neozelandese Brendan Hart in questo gruppetto. Non è il neozelandese Brendan Hart, ma vi confermiamo, sono due compagni di squadra della Lettonia. Uno lo vedete in ultima posizione con il 135 Oders, e l'altro lo vedete al suo fianco adesso con il numero 137 e Pizix. Ora sfila proprio Bertolini, 137 Pizix, ed è un Pizix che ho visto particolarmente smanioso. Come ha detto Beppe, ha saltato un cambio, si è messo in coda al gruppo, continuava a girarsi, e proprio dai letoni dobbiamo aspettarci da un momento all'altro uno scatto. Naturalmente Bertolini avrebbe tutto l'interesse di arrivare sul rettilineo conclusivo. Avete visto che proprio Pizix si è alzato per un attimo sui pedali, dicevo, Bertolini avrebbe tutto l'interesse ad arrivare qui sul rettilineo finale con questi cinque atleti e giocarsi il tutto per tutto allo sprint, ma evidentemente anche loro conoscono il valore dell'Alfiere Azzurro, un corridore che fin dalle prime tornate è sempre stato nel vivo della corsa. Ricordo, ha tentato l'azione di forza, mentre ora è una volta ancora Fagnini che va a tamponare gli scatti in testa al gruppo. Dicevo, Zar, cecoslovacco, Ulrich, il tedesco, e quindi i due lettoni, Oders e Pizix, curva verso destra, poi più avanti un'altra curva, e infine gli ultimi 600 metri di corsa, una prima discesa di 200 metri, un pezzo pianeggiante di 250 e gli ultimi 150 metri di salita. Bellissima quest'oggi la corsa di Bertolini, deve essere bravissimo anche in questi ultimi 800 metri di corsa. Attenzione, c'è Pizix ora davanti. Attenzione amici sportivi, seguiamo questa volata che vale la medaglia d'oro al campionato del mondo di dilettanti. Pizix in prima posizione, ultima curva, e qui amici entriamo negli ultimi 600 metri di corsa. Bertolini in seconda posizione, quindi Oders, il ceco Tesar, che comunque ha lavorato molto nella fase iniziale di gara. In ultima posizione il tedesco Ulrich, possibilità notevoli da parte di Bertolini, non deve sbagliare nulla in questo finale, è in ottima posizione, aumenta decisamente l'andatura. Pizix inizia la volata con il ceco Tesar in prima posizione. Attenzione, un testa a testa con il tedesco davanti, è il tedesco che vince. Ulrich è il nuovo campione del mondo, è beffato negli ultimi metri il nostro atleta che si è piazzato soltanto al quarto posto. Incredibile lo svolgimento di questa volata con Bertolini che non è riuscito a imprimere sui pedali quella potenza che usualmente aveva nelle parti finali di gara. Evidentemente ha pagato un po' troppo gli sforzi profusi nella prima parte di gara. Beppe, è stata una volata, devo dire, abbastanza strana. È partito Bertolini, era anche in buona posizione, però non ha avuto le energie per uscire. Il corridore mi pare che sia stato più ostacolato sulle transenne, è uno dei corridori, dei due corridori lettoni, e sicuro era un corridore che poteva vincere, però è stata una volata strana, mi sembra una cosa abbastanza... Vedi?